rispettando il senso dell'obsolescenza invece dei paradigmi classici della razionalità politica moderna. Ogni volta, diciamo, si sposta il campo di visibilità e di vicibilità, per esempio, per ragionare sempre in termini mediatici, quando si trattò del cambio della guardia tra Berlusconi e Monti, noi abbiamo avuto improvvisamente una nuova zona di Deleuze, la chiamava zona di luminosità, no? Cioè, i riflettori si sono accesi su tutta la crisi sociale, tutto quello che prima era occultato appunto dal campo di visibilità invece del godimento berlusconiano, e adesso si sono di nuovo spostati, perché adesso pare che in crisi non ci siamo più, no? Sembra che miracolosamente con Matteo Renzi siamo usciti dalla crisi, dal rigore, dalla disciplina dell'austerity. Non è vero niente, perché ci siamo ancora dentro, però lì entra in campo naturalmente anche molto il potere performativo del linguaggio e della comunicazione, per cui improvvisamente c'è una nuova aria di ottimismo in giro. Ecco. Ora, qual è il punto politico che io vorrei mettere a fuoco nell'ultima parte, diciamo, aprendo solo domande e non rispondendo a nessuna? Il punto politico è questo: che noi disponiamo di tutti gli strumenti analitici per comprendere questo dispositivo che io ho definito approssimativamente etico-estetico, proprio di tutti gli strumenti che ci servono. E avrei potuto farla molto più lunga sia su Foucault sia su Lacan, non l'ho fatto, magari poi si può riparlarne in sede di dibattito. Però noi non disponiamo di un pensiero politico in grado di ribaltarlo, questo dispositivo. Cioè, noi siamo diventati tutti molto bravi ad analizzare la capacità di presa del potere biopolitico, della governance neoliberale, eccetera, eccetera, e molto meno abili, diciamo, nella capacità di impadronirci di questi dispositivi di assoggettamento e trasformarli, diciamo, in dispositivi attivi di soggettivazione contro il potere, no? Poi invece era sempre quello che stava a cuore a Foucault. Foucault non era solo un teorico del potere, era un grande, era mosso in questa sua interrogazione sempre dal rovello della libertà, no? Questo io trovo che il Foucaultismo se l'è molto dimenticata, questa cosa, con mia grande disperazione. Naturalmente qui il tema confina con questioni di filosofia politica molto classiche, una delle quali è come si ribalta il consenso e, come diceva prima Stefano, come si produce un nuovo senso comune o un'egemonia sul senso comune, una lotta per l'egemonia sul senso comune. E naturalmente, appena noi mettiamo le cose in questi termini, torna molto vicino a noi lo spettro di Gramsci. E naturalmente ritorna imperiosamente, giustamente, anche essendo peraltro lui, secondo me, un pensatore molto negletto nel pensiero politico italiano, a differenza che in altri territori dove invece è molto frequentato negli ultimi decenni. E se noi ci rileggiamo le note sul senso comune di Gramsci, le note dei Quaderni, io un po' le ho riguardate in questi giorni, si vede che Gramsci a un certo punto lega la formazione del senso comune a quello che lui chiama i sentimenti spontanei delle masse. Quindi fa questo, intuisce questo nesso appunto tra senso comune e sensations, e sentimenti, e peraltro lo fa negli unici passaggi in cui attribuisce al senso comune un valore positivo. Voi sapete che Gramsci generalmente parla negativamente del senso comune come qualcosa che il partito e gli intellettuali organici dovrebbero riplasmare, no? Però avverte in questa sua indicazione un vizio di intellettualismo che a lui stesso dà fastidio, no? Come un vizio di illuminismo, lo chiama lui, che è come se stabilisse sempre un gap tra la possibilità di accedere al senso comune e invece l'impossibilità appunto di accedervi per un vizio illuministico, per un vizio razionalistico, no?
Allora, qui vediamo chiaramente l'intuizione che la lotta per l'egemonia, di cui la trasformazione del senso comune in Gramsci è un tassello decisivo, non può prescindere dall'accostare il sostrato sentimentale, sensoriale del senso comune stesso. Questo è un po' anche, diciamo, un piccolo contributo che io porterei a quella tua bella traccia, Stefano, quando tu, diciamo, dal senso comune passi molto giustamente all'interrogazione sulla cultura oggi, no? Su quali sono le sedi, qual è la riabilitazione necessaria da fare oggi della capacità, dell'importanza della cultura, proprio. È una cosa importantissima, perché noi vediamo che invece dall'alto del politico viene sempre più disprezzata, e non era solo Berlusconi a farlo, stiamo rivedendo la stessa cosa da parte delle giovani ministre oggi, e questo è importantissimo. Io aggiungo solamente che appunto ci vuole, probabilmente il problema è sempre quello di non cadere, diciamo, in una modalità staccata dalla sensorialità. Allora, io penso che questo fosse presente a Gramsci e che in questo consista uno dei lasciti preziosi e dimenticati della finezza del suo pensiero, in una sinistra che invece ha sempre più accentuato la sua deriva illuministica al meglio, nelle sue espressioni migliori, riproducendola per di più al suo interno. E questo è il punto che io voglio sottolineare, perché il problema che noi abbiamo qual è? È che nelle soggettività politiche che noi mettiamo al mondo, la scissione tra sensorialità e produzione di senso, tra sense nel senso appunto dei sensi e sense nel senso del senso, si riproduce quasi sempre, senza capire che la seconda non può stare senza la prima. Cioè, la buona politica, secondo me, richiede una produzione discorsiva, razionale e intellettuale, che però non si stacchi dalla condivisione sentimentale e sensoriale di quel progetto politico che razionalmente propugna. Se voi ci pensate, vabbè, quasi tutti voi siete troppo giovani per ricordarselo, però i partiti, finché hanno funzionato, funzionavano così, e secondo me questo non era, diciamo, una modalità secondaria del loro funzionamento, cioè il fatto che i partiti fossero anche delle comunità di, sensoriali, di condivisione sensoriali del progetto di senso che portavano avanti. Certamente il PC è un partito in cui non sono mai stata iscritta, che per molti versi non difendo, anzi, però certo aveva una base di funzionamento anche in questo, era anche una comunità sentimentale, diciamo, oltre che un'agenzia di produzione di programma e di senso. E quando hanno smesso di essere questi, sono anche finiti, infatti, no? Ma non solo i partiti, perché ancora di più dei partiti, io credo che siano stati i movimenti nati nella congiuntura di fine anni 60, inizio anni 70. Io sottolineo molto la congiuntura, perché secondo me l'esplosione politica del 68 è stata molto preparata dall'esplosione estetica del decennio precedente, no? Nella musica, nell'arte, negli stili di vita, nella moda, eccetera eccetera, e l'esplosione politica non ci sarebbe stata senza quella estetica. E comunque, se noi guardiamo i movimenti sorgivi, diciamo, questo meccanismo di produzione di un senso comune politico che sto cercando di descrivere, lo vediamo funzionare, lo vediamo agire con molta maggiore forza, no? Cioè, c'è sempre nei movimenti una base di condivisione estetica degli stili di vita, delle energie, delle speranze, delle pratiche. Non c'è organizzazione, quindi questa condivisione è ancora più importante che ci sia, esattamente come meccanismo di coesione.
E io credo anche che una delle ragioni per cui è così difficile, almeno per me è difficilissimo, fare storia del 68, fare storia del femminismo, eccetera, è perché è molto difficile restituire solo a parole questo tessuto sensoriale, per tornare alla definizione di Rancière, che era il vero tessuto connettivo di quei movimenti e dei momenti radianti, dei momenti di essere, come li chiamerebbe la mia amica e filosofa di ottima Chiara Zamboni, che erano capaci di donare agli individui che ne facevano parte, e quindi anche della felicità pubblica che li contraddistingueva. Ovviamente resta memoria di tutto questo nel pensiero radicale di oggi. Se io per esempio penso alla cosiddetta biopolitica affermativa di Negri, Hart e dintorni, lì si fa sempre appello a un comune alternativo e antagonista che è fatto anche di sensi e affetti, no? Questa dimensione viene sempre evocata, e però secondo me qual è il punto? Che viene evocata senza dire e senza secondo me neanche avere le necessarie mediazioni di cui questo ha bisogno, cioè lì l'illusione è un po' questa, che sotto la sussunzione neoliberale post-fordista della vita, dei desideri, dei sensi, delle facoltà umane, eccetera, si produca immediatamente un potenziale di ribellione basato appunto su un comune che dall'economia passa alla vita, all'affettività, eccetera. Ora, questa immediatezza a me non mi convince, perché non credo che questa, diciamo, questo intreccio di sensorialità e senso si possa avere in maniera immediata. E il problema appunto sono le mediazioni, le pratiche, come noi riusciamo a costruire questo intreccio. Ora, in realtà io conosco, lo dico non ideologicamente, un solo esempio di movimento politico che si sia posto il problema del come, per l'appunto delle pratiche, ed è il movimento femminista, non perché sia l'unico ad avere avuto attenzione alla sensorialità, al corpo, cioè assolutamente no. Per esempio c'è una mia amica che vive in Australia, è un'amica italiana che però lavora lì, che sta studiando proprio, abbiamo scoperto che lavoriamo sulle stesse cose proprio in questi giorni, sta studiando questo dispositivo di sensorialità nei nuovi movimenti, no? Anche molto nei movimenti che si occupano di ambiente, di vita alternativa, di agricoltura biologica, eccetera, eccetera, e dove naturalmente l'attenzione appunto alla dimensione estetica, nel senso che abbiamo cercato di dire qui oggi, è fortissima. Perché io enfatizzo allora il contributo del femminismo in tutte le sue manifestazioni internazionali? Io penso adesso a una linea di pensiero rispetto in particolare, e perché lì, diciamo, anche nell'elaborazione teorica, il rapporto tra corpo e linguaggio, per usare una terminologia tradizionale, o tra sensorialità e produzione di senso, per usare la terminologia che ho usato qui oggi, è sempre stato presente, ed è presente proprio come tassello necessario, come tassello mancante al discorso politico tradizionale. E quindi io penso che, diciamo, da questo punto di vista la lezione del femminismo, se venisse presa per quello che è, cioè per una lezione politica, non per una rivendicazione di genere, come purtroppo adesso viene preso il femminismo, in questo sia una lezione molto importante, molto forte, perché proprio una l'unica modalità a suo modo sistematizzata anche in filosofia dell'unione, del rapporto che c'è tra sensorialità e produzione di senso e spostamento del senso comune. Questi tre tasselli vanno abbastanza insieme,
E quindi c'è tutto un discorso appunto sulla produzione di simbolico, cioè di linguaggio, che parta dal corpo e dalla percezione, dalla sensazione, e che naturalmente se ne discosta ma non se ne dimentica, quindi non c'è né un'immediatezza né una dimenticanza della corporeità, e quindi c'è anche tutto un discorso sul rapporto che c'è tra materiale simbolico, tra corporeo e linguistico, e c'è anche un esempio di spostamento del senso comune per contagio, diciamo così. E qui c'è anche un grosso spostamento rispetto al discorso gramsciano, perché non è più tanto una lotta per l'egemonia nel senso in cui Gramsci la intendeva, che poi come sappiamo è un senso molto controverso, quindi si potrebbe tirare da molte parti, però comunque prevedeva un partito, prevedeva un'avanguardia, un cervello. Io non credo alle traduzioni di Gramsci tipo quella di Ernesto Laclau, che elidono il partito dalla questione dell'egemonia, perché mi pare difficile leggere l'egemonia in Gramsci facendo finta che il partito ci possa non essere. Però invece nel femminismo c'è stata effettivamente la scoperta di una modalità metonimica di trasmissione della produzione di senso, che sposta il senso comune, perché su questo qualunque cosa si possa pensare appunto del movimento femminista, credo che siamo tutti d'accordo, cioè che lo spostamento del senso comune in materia di rapporti tra i sessi e dintorni è stato molto forte, da questo punto di vista si può parlare senz'altro di una rivoluzione vincente, come dicono tutti gli storici del Novecento, peraltro. Ora però, e ho finito veramente, questa rivoluzione vincente, diciamo, è anche l'esempio di come spesso gli spostamenti del senso comune non siano misurabili politicamente secondo i metodi classici della politica, no? Ora questo è un altro problema sul quale io chiudo lasciandolo aperto, perché è sempre un problema che noi abbiamo di fronte quando cerchiamo di ridefinire la politica, di pensare la politica al di fuori della sua pensabilità moderna, con categorie diverse da quelle mainstream del pensiero politico moderno. C'è sempre il problema che arriviamo a tracciare delle strade che la contabilità democratica non può misurare, non registra. No? Io ho fatto l'esempio del femminismo perché è il più evidente da questo punto di vista. Cioè noi abbiamo lì un grande spostamento, un grande cambiamento che si è prodotto e che viene sempre invece ridotto dalla contabilità democratica, che dice vabbè, quante deputate, quante senatrici, quante consiglieri dei consigli di amministrazione, e lì si verifica uno scarto enorme appunto tra quella che è una politica di cambiamento dello stare insieme, del senso comune in questo senso che abbiamo detto oggi, no? Che dice Ranciere, del tessuto sensoriale che ci tiene insieme, e la contabilità democratica. Quindi io voglio chiudere su questa incommensurabilità del cambiamento per un motivo, perché penso che se noi ragionassimo di più in termini di incommensurabilità del cambiamento sociale e politico secondo il metodo della contabilità democratica, noi saremmo più abili nel valutare il cambiamento reale. E probabilmente vedremmo anche molta più politica in atto sotto la crisi della politica democratica di quanto non ne vediamo abitualmente. Ecco. Grazie davvero, Ida. Un intervento molto interessante e che vorrei appunto discutere come in un seminario con voi. Volevo però aggiungere, mentre parlavi, ora proprio in finale, dare altre due informazioni. Ciao Pina. Ciao Pina, grazie. Altre due informazioni anche per vedere sviluppati alcuni di questi temi toccati ora rapidamente, soprattutto in chiusura, per esempio
questo termine che mi colpisce, della contabilità democratica, un intervento recente di Ida Domignani sulla questione delle quote rosa, che è un intervento critico, che non appoggia questa misura appunto così ragionieristica della ripartizione del sensibile, eccetera. E lo potete trovare su un blog che Ida Domignani tiene, in particolare questo link l'abbiamo messo anche nella pagina di Facebook della CIEG, e un'altra fonte molto interessante che non ho scoperto da molto veramente è il centro, il CRS, cioè il Centro per la Riforma dello Stato. Sono bravissimo a fare comunicazione politica. Sì. Anche tu non l'hai scoperto, nessuno lo sa. Scoperto poco, ma è un sito molto interessante con appunto degli articoli e degli interventi che ruotano intorno ad alcuni di questi problemi. Bene, io ci sarebbero tante, non voglio fare il moderatore classico che riassume le cose, erano talmente diciamo chiare e ben delineate che non lo faccio, non lo assolvo questo ruolo. E non vi faccio diciamo perdere tempo. E se ci sono delle domande, degli interventi, delle osservazioni, ora sono diciamo aperte. Allora comincio, ne faccio subito una io, tanto per rompere il ghiaccio, sì, esattamente. Veramente ce ne avevo tante, ma ce n'è una che mi preme come un po' un rovello da qualche tempo, perché è una cosa sotto gli occhi di tutti, ma che forse potrebbe costituire o una riformulazione, che le riformulazioni fanno sempre bene, diciamo, per non stare ai termini tecnici che a un certo punto diventano parole morte, insomma. Oppure un ampliamento di un certo paradigma, cioè prima Ida citava la parola godimento in senso lacaniano, su cui si è insistito molto in questi anni, Melman, Recalcati, insomma se ne è parlato molto. Sapete che questa parola non significa piacere, è un piacere fino a morirne, diciamo, cioè è un darsi, direbbe Lacan, all'incandescenza della cosa, cioè è un piacere smodato, è un soddisfacimento senza limiti, è al di là del simbolico, è l'impossibile e così via. Tutto questo è legato naturalmente a quel discorso di tramonto dell'Edipo e quindi del venir meno della rottura che il padre insomma, la sua figura dovrebbe operare nel rapporto simbiotico tra il bambino e la madre, insomma un amore simbiotico e fusionale, per cui non si sviluppa un pensiero simbolico, non si sviluppa una distanza, ma si rimane attaccati al ciuccio, insomma, al soddisfacimento immediato e illimitato. Bene, su questo, l'ho riassunto naturalmente in parole molto povere, insomma su questo tema si è insistito molto e si è quindi come si è cercato di rivalutare anche la funzione paterna, non tanto in questo senso, in un senso immediatamente autoritario. Certo ci sono delle ambiguità forse, cioè questo c'è bisogno del padre, non c'è più il complesso di Edipo ma c'è quello di Telemaco che non ha il padre. Bene, io pensavo che forse potrebbe essere un modo di riformulare questa questione che coinvolge naturalmente alcune delle patologie più diffuse a cui Ida pure faceva cenno, in termini che non sono soltanto psichici ma sono anche tecnici, sono anche strettamente politici, classicamente politici, cioè di uno squilibrio, di un ammalamento, di un ammalarsi dell'equilibrio necessario in ogni società, in un individuo, tra controllo e perdita di controllo. In fondo l'anoressia potrebbe essere ridescritta come un controllo che perde il controllo di se stesso, cioè un controllo che ha perso il controllo ed è diventa un controllo
fuori controllo, eccessiva. Non tanto ecco nella sua posizione con la bulimia, che è pure una pratica di controllo. Se, è molto diverso. Questa dicotomia, diciamo, può essere, siccome ora arrivo anche alla pertinenza, mi sembra, di questa dicotomia che propongo, insomma, di questo asse che propongo molto evidente, alla pertinenza con alcuni aspetti di quello che dicevi, che mi interessano molto personalmente, insomma. Questa dicotomia naturalmente è sotto gli occhi di tutti, nel senso che abbiamo da un lato la società appunto della sicurezza, della sorveglianza, il controllo. Anche questa è andata fuori controllo naturalmente, anche perché poi quando si fa un controllo a tappeto, cioè al 100%, cioè quando la mappa coincide con il territorio, non si controlla più niente. Quindi c'è una perdita di controllo, di un controllo eccessivo. Lo stesso discorso potrebbe essere fatto a livello finanziario, a livello individuale, a livello, insomma un po' a tutti i livelli, è molto facile trovare gli esempi. La pertinenza con un aspetto di quello che dicevi ha a che fare proprio con la, a suo punto è nominato la spontaneità, che non è l'immediatezza che giustamente criticavi. Come? Sorgività è una cosa che mi sta molto a cuore, nel senso che ci sono alcune cose, penso, che come per esempio proprio la cultura, che non possono essere prodotte direttamente, a comando, con i soldi, con il controllo. Certo, devono essere controllate, ma bisogna ritrovare un equilibrio affinché qualcosa che non sia sottoposto al controllo sorgivamente si costituisca autocontrollandosi. Ecco, questo equilibrio secondo me si è spezzato. Ecco, per questo c'è anche un interesse per l'arte, per esempio, perché l'arte è proprio un laboratorio di controllo e perdita di controllo, è un'officina in cui si mettono a punto di autocontrollo, ma che naturalmente non può essere un autocontrollo assoluto, pena insomma l'affettazione, l'intellettualismo, ecco, anche un eccessivo concettualismo per cui l'opera diventa l'illustrazione di un'idea e non tocca, non crea quel sensorio, non crea senso comune, non crea sensazione, non ha impatto e quindi non c'è più quel passaggio a una dimensione di senso. Niente, era soltanto una proposta immatura e diciamo ancora disarticolata, ancora informe, che facevo per cercare di riformulare questo gergo lacaniano che rischia appunto di diventare una parola che perde insomma di pregnanza e di significato perché viene ripetuta e diventa la chiave di tutto, no? Diventa un po' la chiave di tutto. Ecco, era una riflessione di questo genere. Ho rotto il ghiaccio o l'ho spessito? Se ci sono altre cose, se no. Ci sono certamente altre cose. Eccoci, c'è Hans-Peter von Egger, Mickey von Egger e Massimo De Carlo. Liberata scarpa. Ma io, peccato che non averla sentita prima, perché io quando ho parlato invece in modo da storico della filosofia, dello stesso